Ma salve, buon godo day! Come al solito chiudiamo qui, questa cosa la imparerete perché c'è un sacco di godo e non voglio che esca. E benvenuti nell'ultimo video della cosiddetta trilogia prologo di God of War Stevie 1.5, che è iniziata con il video teaser, dove vi ho fatto vedere come saranno i video in avanti, c'è cioè un intrattenimento tra queste creature birbanti e cattive e il vostro povero cameraman numero uno che, se non si fosse capito, è stato promosso a essere davanti alla telecamera, quindi spero di deliziarvi con la mia presenza incredibile. Ovviamente, dando il gin poi, mi potrete chiamare Zoel, che sarà il mio nickname ufficiale su questo canale. Nel secondo video abbiamo festeggiato il compleanno di questo incredibile canale, pazzesco e assurdo, e in quel video ovviamente vi ho raccontato un po' più di retroscena, vi ho parlato un po' della mia persona, vi ho fatto un piccolo recap del 2023, dell'importanza che è stato quest'anno, vi ho parlato del fatto che il mio collega non sarà più presente su questo canale e abbiamo mangiato pure altro, insomma un video veramente simpatico. Nel video di oggi invece parleremo focus sul futuro del canale, quindi parleremo dei format, dei social, nuove serie, vecchie serie che si concludono, tante tante cose. Vi metterò i capitoli così almeno se vi interessa una cosa nello specifico ve la potrete vedere. Io direi di partire, ma prima ovviamente la sigla. Comincia a far freddo, quindi scaldatevi prima le mani prima di fare il rituale per evocare la sigla. Scaldate un po' le manine, pronti? Sigla. Eccoci qua. Come vedete, ormai la nostra scrivania è pronta. Un giorno l'abbellirò ovviamente col tempo. Per adesso ci ho messo foto di matite e alcune piante che tra l'altro avete visto in qualche altro video. Qui dietro uno di voi mi ha scritto: perché hai la parete dietro così vuota? Perché ci vorrai fare un green screen. Col tempo, ovviamente. E poi c'è una cosa che adoro, non so se l'avete mai letta, che è quel quadrettino lì che ho trovato in questo ufficio quando sono venuto, ed è bellissimo. Non so, voi zoomate, leggerete le frasi incredibili. Mi sono presentato, vi ho spiegato che cosa sarà il modo ufficio da oggi in avanti. Io direi di passare finalmente all'evoluzione del canale, come si evolverà il canale, i format nuovi e tutte quante cose belle. Quindi, come cambierà il canale? Voglio subito dire la feature più importante che sarà su questo canale, che mi aiuterà, spero, dietro le quinte a fare il resto, cioè un equilibrio tra i video di intrattenimento, quindi tutte le serie, i format che poi vi dirò, e la chicca, che sono i gameplay. Sì, inizieranno i gameplay, verrà da ridere per quante volte quei su scheletro vi hanno fatto battute lo scorso anno: ah, questo gioco lo vogliamo giocare. E finalmente ho investito per avere un computer decente, quindi quando lo monterò, perché ancora non è montato, perché io vi ricordo, non ho la linea fissa, non ho internet e non ho neanche il telefono, ho soltanto luce e acqua, quindi il computer lo devo ancora montare, però spero per dicembre, metà dicembre, di fare almeno un video gameplay, perché sono abbastanza preoccupato di iniziare a registrare gameplay, perché non ho mai fatto gameplay, lo posso dire tranquillamente, e OBS spero non mi crei problemi, soprattutto a un principiante come me, però insomma, piano piano si faranno anche quelli e saranno proprio una feature del canale. Perché dico questo? Perché i gameplay mi permetteranno di focussarmi molto di più sui video di intrattenimento, quindi potrò scriverli con più attenzione, potrò fare sketch diversi, potrò preparare i costumini, che torneranno i costumini, so che piacciono tanto, e quindi i gameplay saranno necessari. Questo perché? Perché adesso che ho un ufficio, io potrò venire tranquillamente un giorno, iniziamo magari una serie X, io mi posso registrare 6 episodi di quella e posso mettervi durante la settimana, così il canale non rimane deserto e nel frattempo poi posso dedicarmi ai video di intrattenimento. Quindi un equilibrio tra video gameplay e video classici del canale. Spero che questa feature vi faccia piacere, ho delle idee stravaganti anche per i gameplay e spero che tutto questo dia linfa vitale al canale, perché dopo 3 mesi che è deserto vorrei cercare di ripopolarlo con più video possibili, soprattutto all'inizio, anche se sarà un inizio lento, ve lo dico. Ok, dei video di intrattenimento e dei gameplay ne parleremo tra poco, ma partiamo dai format che sono effettivamente conclusi. Avrete visto che ho aggiornato le playlist del canale, ho messo alcune playlist più in basso, altre più in alto, ho cambiato i nomi e quindi partiamo dal basso, i format che sono effettivamente conclusi. Quali sono i format conclusi? Sono La paura fa godo, Il salotto del godo e le quattro chiacchiere in padella. Perché questo? Semplice. La paura fa godo e il salotto del godo principalmente erano i format che faceva il mio collega, che ovviamente, come vi ho spiegato, non farà più parte di questo canale, come non faranno più parte i suoi personaggi. Ovviamente canonicamente, non so far ridere questa cosa, ma a livello canon del Godovers, per quanto riguarda proprio la storia vera, nello special che uscirà, spero, a dicembre, almeno la parte 1, avrò creato un evento X che toglierà di mezzo quei personaggi lì, che ovviamente nella storia il loro pensiero rimarrà, perché su se scheletro sono coesi, sono un gruppo
unito, erano uniti nel Godoverse e erano uniti anche in questo universo. Capirete quando vedrete il video. Per quanto riguarda La paura fa godo, era un format che parlava di tematiche horror, creepypasta, cose creepy, easter egg, horror nei videogiochi e nel web in generale. Era un format che è andato pure bene. Il primo episodio, mi ricordo, fu uno dei primi video a fare più di 300 visual. Era su Minecraft, quindi ok, andò bene anche per quello. Per adesso non ho intenzione di fare format horror, ve lo dico sinceramente. Lo sapeva fare bene il mio collega, magari, non lo so, in futuro, se mi verrà in mente un personaggio che ha a che fare con le tematiche horror, potrei ricreare un format che parli di quelle cose, però per adesso mi dispiace, non lo vedrete. Mi dispiace per quelli che mi avevano anche consigliato un sacco di cose da fare in quel format, ma non era previsto che succedesse quello che è purtroppo successo con il mio collega. E quindi niente. Per quanto riguarda invece il salotto del Godo, è stato uno di quei format sfortunati. Mi spiego un attimo. Abbiamo fatto un errore l'anno scorso, cioè iniziare format che purtroppo sono stati sfigati fin dall'inizio. Il salotto del Godo è uno di quelli. Il salotto del Godo era questo format che faceva sempre il mio collega, che sarebbe dovuto essere il pre-show dell'anti-show, che è un altro format di cui è uscito solo un episodio, di questo ne parleremo tra poco, che era proprio una specie di late show, tra molte virgolette, con intervista, mini format all'interno, dove tutti i personaggi avevano il loro momento. E a livello di trama, l'anti-show è fondamentale, perché su Se Scheletro, se non si fosse capito, nel Godoverse divennero delle star pazzesche per questo programma, quindi è un programma in cui c'è anche lore godoverse, ci siamo capiti. Quindi a livello di lore l'anti-show è fondamentale. Il salotto del Godo è stata un'idea del mio collega che all'inizio ha detto sì, potrebbe funzionare. Dopo l'uscita del primo episodio però avevamo notato che effettivamente il format era debole, perché era troppo simile all'anti-show. Quindi è uscito solo un episodio che tra l'altro era simpatico, perché parlava di tematiche ecologiche, e avrebbe continuato a parlare nelle puntate successive di tematiche ecologiche, proprio perché il personaggio di Faber in quel caso aveva a che fare con tematiche ambientali. Però purtroppo anche questo è un format finito definitivamente. Semmai tornerà l'anti-show, io cercherò di farlo molto più sintetico, perché io vi ricordo che l'unico episodio che c'è dell'anti-show sono 1 ora e 48. Cercherò di farlo molto più sintetico e quindi il salotto del Godo non sarà necessario. E poi il terzo format che ho messo nella categoria concluso sarebbe il format delle 4 chiacchiere in padella, che però più che concluso si evolverà semplicemente. La playlist l'ho messa alle format concluse, ma il format rimarrà, si evolverà in 4 chiacchiere di Godo. Però il format sarà quello, anzi si evolverà, cercherò di scriverlo meglio, ci saranno molti più sketch, i costumi torneranno, insomma, avete capito. Bene, adesso passiamo ai format in pausa. I format in pausa sono format che, da una parte, sono format che mi piacerebbe riprendere in futuro, ribrandizzati, ma mi piacerebbe, dall'altra sono terrorizzato che avere 10 format attivi mi porterà alla fine, quindi andrò con cautela. Però partiamo con calma. Primo format in pausa, le reveal. Le reveal sono state un fallimento, lo posso dire con tutto l'amor del mondo, sono state un fallimento. Le reveal. Che sono le reveal? Sono semplicemente delle reaction, delle prime impressioni. Ovviamente il nome reveal è il nome con la quale le reaction venivano chiamate dai personaggi del Godoverse. Nel Godoverse. Perché sono state un fallimento? Semplice. Quando noi avevamo immaginato il format delle reveal l'anno scorso, l'idea era, facevamo un episodio delle reveal, che poteva essere su un anime, su una serie, su un gioco, quello che avevate. La parte successiva però, dopo aver fatto il video, era farci un video, quindi di 4 chiacchiere, quindi di discorso su quell'argomento, o giocare il gioco che vedevamo nella reaction, o insomma parlarne o giocarne di quello che vedevamo nelle puntate delle review. Beh, secondo voi, su non so neanche più quanti episodi, lo metterò in editing qui, quante volte siamo riusciti a fare questa cosa? Esatto, neanche una volta. Infatti, nelle ultime puntate, quei birbanti si divertivano pure a prendermi in giro dicendo la frase famosa: noi vediamo le cose ma intanto non ne parleremo, perché effettivamente tutto quello che ho visto nelle review non sono mai riuscito a parlare. È la pura verità. Questo perché? Perché all'inizio noi davamo per scontato, errore gravissimo, di avere le tempistiche, nonostante fosse nella mia cameretta, nella sua, di riuscire a fare determinate cose. È stato un errore. Da una parte mi dispiace, perché le reaction fatte con loro erano divertenti da fare. Vedremo se torneranno in futuro, forse le farò diventare shorts da mettere sui vari social, oppure vecchio stile con la webcam quando avrò la postazione gaming, ma proprio solo se c'è proprio qualcosa che mi fa impazzire. Oppure la terza opzione che mi è venuta in mente è che il format sarà solo quando tornerà l'anti-show. Lo farò di ritornare un mini format dentro i format dell'anti-show. Però ripeto, per adesso le review on. No. Per quanto riguarda l'anti-show, ve lo faccio spiegare da loro che è meglio.
Ed eccoci qui, il vostro Zeus è pronto, sua maestà, dov'è? Posso scrivere incredibile, eccolo qui, maledetto Zoe, guarda, è scappato. Zeus, ma come mai scappa sempre quando ci vede? Sarà andata al bagno, se l'è fatta sotto, quando vedi la potenza del vostro Zeus, vero sua maestà. Piccolo aggiornamento mentre il cameraman è nel bagno e possiamo parlare un attimo. State tranquilli, l'anti-show incredibile tornerà, perché è importante l'anti-show, giusto? E beh, l'anti-show è importante perché il format è nel godo perché ci aveva reso famosi e avevamo tanto godo. E ora ce ne abbiamo poco. Gnaggia, gnaggia. E chissà se abbiamo dato fastidio a qualcuno ed è per questo che abbiamo iniziato questa. Ragazzi, state tranquilli, l'anti-show tornerà, ci saranno un sacco di modifiche. E oggi sono stata timida, mi fa parlare sempre a me. Comunque, nel primo episodio parlavamo di tematiche naturali. E nel secondo episodio parleremo di fate come sta. Parleremo della tematica dell'artificiale. Quindi ci saranno un sacco di cose sus incredibili. E volete che non torni il format che ha reso famoso il vostro schermo incredibile sus pazzesco. Per forza. E ci saranno tutti quanti. Quindi, speriamo di riuscire a registrarlo in questo mese. E altrimenti lo vedrete a gennaio 2024. Oggi un sacco di balli. Sì, però insomma sta vedo Kraus che udinò fare cose strane laggiù. Che stanno combinando quello? Comunque, taglio incredibile, ridiamo la linea al cameraman così magari finisce questo video che già è lungo. Mannaggia il cameraman, vedi di lavorare! Li avete sentiti? Spero di far tornare l'anti-show in futuro, sarà difficile fare la puntata numero 2 a dicembre, ma come vi hanno spiegato loro, l'anti-show è proprio un format loro del Godover. Sarà difficile provarlo a fare per dicembre. Io ho molta paura che slitterà e sentirete molto spesso la frase 2024. Potrebbe uscire la puntata 2 entro fine dicembre o al massimo la mettiamo a gennaio 2024. Tranquilli, l'anti-show rimarrà un format in pausa. Ma a differenza delle review, spero di farlo più spesso, almeno un episodio ogni mese e mezzo, circa, chi lo sa. Se magari uscirà l'episodio 2 e riesco a organizzare meglio, lo potrei spostare anche lui nei format principali del canale. Però, ripeto, come vi hanno spiegato loro, l'anti-show va fatto. Gli ultimi due format che rimarranno in pausa, probabilmente come le review per un bel po', sono Godovers on the Road e Sapore di Godo. Che cos'è Godovers on the Road? Era un format nato insieme al mio collega dove andavamo in giro a fare avventure godoversose, armati dei nostri fidi compagni di mille avventure che ci facevano dispetti sul treno, andavamo all'esplorazione di fiere, di ristoranti, paesi e luoghi ricchi di godo. E se ci fate caso, i video di Godovers on the Road e gli shorts che ci sono collegati sono tra i video più visti del canale. Siamo andati nel primo episodio a Via di Vince, tutta la vita Via di Vince. Siamo andati da Giorgione, siamo andati a fare un giro per Roma e siamo andati a Romix. Che succede? È che questo format sarà in pausa per un bel po'. Primo per il fatto che era un format divertente perché stavo insieme al mio collega. Per carità, non mi dispiace viaggiare da solo, però perde un po' se sto da solo. Ovviamente, se mi invitassero in futuro a qualche fiera, ha voglia di fare episodi di Godovers on the Road. Probabilmente, anzi, questo sarà un format che col tempo, magari mi muoverò di più per fiere, per carità, cosa futuro, non so, non ho idea se mai succederà. Farò un episodio, ovviamente, sia video oppure tanti shorts, perché vedo che i miei colleghi fanno più shorts che video, effettivamente, dove raccontano. L'ultima cosa che avete visto di questo format è un altro short su Romix, quello che è successo a ottobre, dove ci sono andato, ho fatto qualche clippetta e ho messo lo short. 2024, magari se tornerò a Romix, chi lo sa, però per adesso vado verso on the road, a meno che proprio non succede qualcosa, rimane in pausa. Invece, Sapore di Godo è pure questo un format sfigato come le review. Questo perché è sempre un format che dovevo fare con il mio collega. Perché è stato sfigato? Vi spiego semplicemente. Sapore di Godo era un format dove mangiavamo cibi strani dal giro per il mondo, cose che trovavamo in qualche negozietto cinese, quindi cibi strani, queste cose qui. E che cos'era essenzialmente? Doveva essere una serie in stile Godoverse che richiamava un po' la serie storica di quei due sul set, saluto, anzi saluto Reddit e Sinetto, che mi ha accompagnato per una miriade di anni. Io mi sono visto quegli episodi ogni volta che uscivano, quegli episodi mi hanno fatto una compagnia infinita e quindi volevamo provare a proporla in stile nostro. Ovviamente è uscito solo il video prologo, dove ho provato a mangiare quel dolcetto cinese, è stata un'esperienza fallimentare, ma poi è subentrata un'altra cosa, cioè che io ho iniziato la dieta. Ovviamente, quindi il mio collega non c'è più, io ho iniziato la dieta, Sapore di Godo mi sa che ci risaluta per un bel po', almeno fin quando non finisce il periodo dove devo perdere peso, mangiare schifezze in questo momento è l'ultimo mio pensiero, quindi Sapore di Godo ci saluta per un po'. Chi lo sa, tornerà il prossimo anno? Non lo so, magari con un video sulle patatine piccanti. È stato sfortunato anche lui. Abbiamo visto i format finiti, abbiamo visto i format in pausa, finalmente passiamo
ai format principali del canale, che spero di riuscire a portare con delle tempistiche, non dico precise, però quasi. Adesso ne parliamo. Come vi ho nominato prima, torneranno ovviamente le quattro chiacchiere in padella evolute in quattro chiacchiere di Goto. Cercherò di scrivere meglio i copioni, saranno sempre sketch e più o meno il format rimarrà molto simile al format delle quattro chiacchiere in padella. Quindi, che cos'è effettivamente? È un format di chiacchiera. Non essendo recensioni, ma essendo un format libero con me e con loro, potete immaginare cosa avranno in mente nei nuovi episodi. Questi birbanti avranno i loro costumi. È un format libero, un format dove si può parlare di qualsiasi cosa. Le tematiche le avete conosciute con le quattro chiacchiere in padella. Si parlerà sicuramente di wrestling, perché io adoro il wrestling. Vi porterò sicuramente i risultati della WWE. Per adesso solo WWE. Il prossimo anno potrei fare tramite shorts anche i pay per view della AEW, perché ovviamente seguo tutto il wrestling, non seguo solo WWE, io seguo tutto, che vuoi AEW, TNA, New Japan, cerco di seguire tutto il wrestling perché mi piace proprio il wrestling. Quindi magari il prossimo anno riuscirò a portare un extra proprio sul wrestling, cioè degli shorts che parlano dei pay per view. Ad esempio c'è stato AEW Full Gear, io ovviamente non ci ho fatto un video, magari il prossimo anno ci farei fatto uno shorts che posso mettere su YouTube, su TikTok. Sicuramente si tornerà a parlare di anime, di manga, nello specie vorrei fare cose un po' più underrated, anime e manga che non sentite nominare spesso, ecco appunto. Per carità, poi un giorno ovvio mi piacerebbe fare un video su Dragon Ball o su Hunter x Hunter, però se mi mettessi adesso a fare video su serie epocali come One Piece probabilmente morirei, perché conoscendomi mi rileggerei tutto quanto dall'inizio, mi farei tipo un copione di 100 pagine e morirei prima di fare il video. Vi faccio uno spoiler proprio su video che avranno a che fare con anime e manga. Sicuramente farò dei video sulla serie di Record of Ragnarok, che parlerò sia dell'anime, del manga, entreremo soprattutto nel deep dei personaggi, e questa cosa la capirete perché mi affascina, perché si collegherà a una nuova serie sul canale, quindi capirete perché mi piace proprio focussarmi sui personaggi storici, mitologici. Tra poco capirete perché sono così appassionato della mitologia e della storia, e Record of Ragnarok riprende molto quest'altra serie di cui sto per parlare. Sicuramente ne parlerò. Ovviamente non mancheranno magari qualche serie, avevo fatto il video sulla sera prima stagione di Mercoledì, magari qualche film, insomma, come avete capito, si può parlare veramente di qualsiasi cosa. E addirittura nella vecchia stagione sono riuscito a parlare anche di tematiche che hanno a che fare con il mondo del gaming. Ho parlato dei Game Award, ho parlato dei Summer Game Fest, mi piacerebbe anche quelli riportarli. Vi volevo portare un piccolo video sui Game Award, magari sui risultati, ma purtroppo non ho videogiocato tanto quest'anno, ho giocato veramente veramente poco, forse meno della l'anno scorso, non credo ci farò un video sopra, vediamo. Mi diverte parlare dei videogiochi a modo mio, ovviamente nelle mie possibilità, loro ancora di più si divertono a parlare di videogiochi, perché giustamente ne hanno giocati 4 in croce, ma ne conoscono 1000, sono cose loro del godo, perché io non voglio entrarci. Cercherò di scriverli meglio e speriamo che loro non mi mettano i bastoni tra le ruote. Il secondo format principale sul canale ovviamente sarà Godverse Original Lore and Story. Che cos'è essenzialmente questa serie? Sono tutti video fuori di testa e assurdi che hanno a che fare con i personaggi del Godverse. Quindi tutta la lore godoversica è in quei video. Ci sono scontri assurdi, battaglie, rivelazioni, personaggi nuovi. È proprio l'essenza del canale. Essenzialmente sì, sono video assurdi, sono video che mi diverte veramente fare. Spero in questo ufficio di riuscire a realizzare in tempi più veloci, soprattutto a creare delle strutture fisiche e magari un ring e lasciarlo costruito qui e non smontarlo ogni volta. Vi faccio un esempio del famoso video di scheletro contro Babbo Natale. Per registrare quel video ci ho messo più di 10 giorni. Questo perché? Perché ogni volta che costruivo il ring io lo dovevo smontare, perché quello era il tavolo della cucina. Quindi ci dovevamo mangiare, e quindi potete capire il tempo che ci ho messo. Infatti in alcune scene si vedono cose che nell'altra non si vedono. Che dovete fare? Sono video assurdi, lo so, sono video assurdi, ma sono l'essenza del Godverse. Ci sono personaggi strani, che può succedere di tutto, e vedrete che personaggi assurdi verranno in futuro. Mi diverte doppiarli, mi diverte muovere questi personaggi strani, mi diverte editare i video con gli effetti strani, tira fuori quella parte fanciullesca che dovrebbe essere coltivata dentro ognuno di noi. Fin quando avrò il godo per farli, li farò. E poi ricordate ragazzi che ogni storia finisce, quindi prima o poi, non adesso, voglio ancora raccontare cose, voglio che il godo si possa esprimere in tutti i modi possibili, però magari un giorno il viaggio dei nostri eroi finirà. Però come One Piece finirà, anche le storie del Godverse finiranno. Quindi che succederà ai nostri eroi alla fine del loro viaggio? Torneranno nel Godverse o rimarranno a torturare la mia povera anima in questo universo? Lo scoprirete soltanto guardando. Vi faccio un piccolo spoiler: il prossimo video di questa serie sarà diviso in due, sarebbe il finale dell'arco precedente a questo qui. Sì, io metto i video divisi in archi narrativi perché mi diverte farlo,
Quindi manca il finale del King Arc. Il finale del King Arc sarà diviso in due parti. A parte 1, a parte 2. Perché diviso in due parti? Perché altrimenti verrebbe un video di un'ora e sinceramente nulla. Preferisco farli un po' più piccoli e che escano con tempistiche migliori. Spero di far uscire la prima parte, quindi il finale parte 1, entro dicembre. Sarà difficile, ci proverò. E lì magari si sbloccherà un personaggio nuovo che avrà a che fare con una serie nuova, capito? E questo è divertente. Non dico che ogni personaggio nuovo che comparirà avrà una propria serie. No, ovviamente. Però quelli che di lore godoversi ce l'hanno avranno la loro serie. Nella finale parte 2 ci sarà uno scontro epico, vi posso dire, sicuramente sarà epico, sarà un casino da fare. E anche lì magari, chi lo sa, se arriverà un altro personaggio, questo ancora più strano e misterioso, chi lo sa. E poi ovviamente anche un terzo video che non ha a che fare col finale, questo sarà in questo arco narrativo 1.5, e sarà probabilmente uno scontro incredibile con il titolo di scheletro messo in palio, però di questo ne parleremo a tempo debito. I gameplay, oh, come vi avevo accennato prima, arriveranno i gameplay. Soprattutto all'inizio non ho intenzione di fare mille serie, perché veramente ragazzi ci lascio la vita, già dormo 4 ore a notte, potete immaginare. Saranno divisi in vario tipo, o saranno delle piccole blind run. Vi faccio un esempio, io mi ero programmato di fare una serie su Lies of P, che sarebbe dovuta essere la prima serie di gameplay sul canale, e vorrei ancora farlo. Il problema è che avevo pensato di fare la serie di Lies of P con l'uscita del gioco, non con un mese e mezzo di ritardo. Io lo volevo veramente tanto giocare, prima perché mi piace il genere, poi parliamoci chiaro, è un gioco che ha talmente tante godoverse reference da sentirsi male. Se non porto io un gioco con dei burattini, marionette e citazioni al godoverse, chi lo dovrebbe portare quel gioco? Quindi piccole blind run o grandi blind run, gameplay classici, potrei fare qualche video su Genshin. Honkai non l'ho mai giocato, Honkai Star Rail non l'ho mai giocato perché io gioco Genshin su PS4, non ho mai avuto una PS5 e il mio computer faceva così cagare che non reggeva Genshin. E poi c'è la terza chicca, la terza tipologia, se vogliamo, di gameplay, che ha a che fare con la serie nuova, proprio nuova, fresca, che vi dirò tra poco. Insomma, i gameplay non mancheranno. È il momento di parlare di due progetti che inizieranno probabilmente nel 2024, tutte e due, perché per, diciamo, sbloccare le serie serve che escano sul canale i due video che vi ho citato prima del finale dell'arco The King Arc. Quando uscirà il finale parte 1 si sbloccherà una serie, quando uscirà il finale parte 2 si sbloccherà l'altra serie. La prima serie non ho ancora pensato al nome, ma avrà sicuramente a che fare con tematiche retro vintage. Potremmo parlare di pubblicità storiche, programmi storici, con un'idea di che voglia abbia di parlare di alcuni programmi della mia infanzia, non avete idea. E ad accompagnarmi potrebbe esserci un personaggio veramente stravagante, ma che dalla sua grande età di cose antiche e vintage ne conosce veramente abbastanza, tra l'altro anche esperienze nel godoverse. Quindi penso lo amerete come personaggio, nel godoverse era probabilmente il più amato di tutti a livello di Sus e Scheletro, quindi ripeto, non sapete chi è, l'avete sentito forse il suo nome, devo pensare ancora al titolo, però questa è proprio una serie che partirà dal 2024, devo ancora scrivere i copioni dei primi episodi e tutto, quindi serie misteriosa del 2024, retro, incredibile. E l'ultima serie che spero diventerà non principale, anzi super principale su questo canale, mi tocca sinceramente nel profondo. Ovviamente canonicamente il motivo per il quale io amo questa serie è collegata al personaggio che conoscerete nel finale parte 1, che è proprio chiave per questa serie, come nel finale parte 2 con l'altro personaggio, ma questo è proprio chiave, The King Arc, capirete. Però personalmente, levandomi il cappello da intrattenitore e Zoel, è una serie che mi prende nel cuore. Questa serie che mi permetterà di parlare del mio franchise del cuore, non ha ancora neanche questa un titolo, pure questa probabilmente 2024. Vi posso dire che il nome in codice è Project Nasuverse. Piccolo aggiornamento in verticale messo in post-produzione, incredibile. Purtroppo la seconda parte di questo video è con un audio pessimo, ve lo dico sinceramente, perché questo microfonino maledetto ha deciso di abbandonarmi la registrazione da parte 2. Quindi purtroppo sentirete l'audio come in una grotta. E ragazzi, mi dispiace veramente, non ero visto, non ho potuto riregistrarlo perché ho finito alle 3 e quindi beccate la seconda parte del video con questo audio terribile. Mi dispiace. La seconda parte del video dove parlo proprio delle serie principali e delle parti più importanti con l'audio un po' così. Date la colpa a lui. Cattivo microfono. Quindi niente, spero possiate apprezzare il video per quello che è. Mannaggia, c'è stato un taglio incredibile, come direbbe Scheletro. Mi sono messo la felpa perché non ci avrei, è passata più o meno un'ora e mezza dal pezzetto di video precedente, perché sto cercando di risolvere i problemi di questo ufficio, quindi
speriamo di risolvere sempre il problema della linea, e mi sono messo la felpa perché fa freddo e i video di solito li registro la mattina presto quando è appena arrivato, così riesco a stare in maglietta, ma io altrimenti non è da vedere perché fa un freddo fottuto e non siamo ancora dentro l'inverno, posso immaginare quanto freddo farà qui, meno male che ho la stupenda di là. Comunque, stavamo dicendo che al sentire il nome Nasuverse, magari alcuni di voi si potrebbero essere triggerati, per tutte le persone che ovviamente non sanno che cos'è Nasuverse. Che cos'è il Nasuverse? Oltre ad essere il franchise della mia vita, Nasuverse è una parola composta da Nasu e Verse. Verse, come avrete intuito, vuol dire Universe, perché come Godoverse, Godo è l'energia del Godoverse, Verse è Universe. Con la parola Nasu identifica il cognome dell'autore principale del Nasuverse, che è appunto Kinoko Nasu, che insieme al suo compagno di mille avventure, Takashi Takeuchi, hanno creato una quantità di opere che sono entrate nel mio cuoricino e sono ovviamente i creatori della casa di produzione giapponese, la Type Moon, composta proprio da Kinoko Nasu, da Takashi Takeuchi e una miriade di persone veramente talentuose. Ma entrando, andando più nella sinistra, quali sono queste opere della Type Moon? Semplicemente sono tutte le opere che iniziano con la parola Fate. Quante volte avete sentito la parola Fate in mille mila giochi? Fate Stay Night, Fate Zero, Fate Call of Araxia, Fate Grand Order, Fate Remnant, che tra l'altro è uscito recentemente, Fate Regal, Fate Kalia, sono tutte opere che fanno parte del Nasuverse. Ovviamente non sono su tutte con la parola Fate davanti, ci sta tutto il franchise di Tsugiri, di Karno Kyoka, Maotsuka e Noyoru, franchise comedy come Carnival Fantasy, tutto questo fa parte del Nasuverse. Un universo che racchiude tutte le opere della composta da Kinoko Nasu e Takeuchi e da altri autori. Quindi cos'è essenzialmente questa serie assurda? È una serie dove io analizzerò ogni cosa del Nasuverse dall'inizio alla fine, seguendo, e qui c'è la chicca, dato che sono 20 anni che io sto presso a questo progetto, un pochino di cosine, credo di sapere, però poche, seguiremo una mappa che vi presenterò nel primo episodio di questa serie, che ho creato io nel corso del tempo, cioè una mappa concettuale che racchiude praticamente tutte le opere del Nasuverse, ovviamente tutte collegate fra loro, seguendo ovviamente un punto di vista che ho cercato di creare negli anni. Le faremo tutte, tutte. Le faremo tutte, è una serie che probabilmente porterà alla morte lentamente, ci vorranno anni, ci vorranno veramente anni per finirla. E da quando sono piccolo ho sempre voluto parlare di Nasuverse, ho sempre voluto parlare di tutte le opere di Fate, ho sempre voluto parlare dei personaggi di Servant, parleremo dei Nobel Fantasy, parleremo dei Servant, parleremo della lore, molto in deep della lore. Tanta gente ha giocato magari qualche gioco di Fate, però magari si ferma lì. Quindi sì, sarà un viaggio veramente epico, sono indeciso su come iniziarla. Perché ho due opzioni. La prima opzione ha a che fare con il gameplay. Ricordate che prima vi avevo messo una cosa prima dalla parte dei gameplay. Ecco, era proprio la parte Nasuverse. Quindi ovviamente c'è una parte di gameplay sarà dedicata alle serie del Nasuverse. Ad esempio, la serie inizia probabilmente da Fate/stay Night, che è la base di ogni cosa. Fate/stay Night mette le basi su qualsiasi quadro. Giocheremo tutto Fate/stay Night, ci facciamo tutte e tre le root, ecco, essendo una visual novel, cercherò di farla, potrebbero finire anche in pochi video, perché il piano non è lunghissimo. E dopo la parte di gameplay ci sarà la parte di lore, dove io, in grado studente, sarò accompagnato dal vero esperto del Nasu, sicuramente non sono io, ma sarà un personaggio che, figuriamoci, lui ne sa ancora più di me, e affronteremo ogni aspetto della lore. Partiremo dalla trama, arriveremo ai personaggi, ai collegamenti, e soltanto dopo passeremo all'opera successiva. Però è anche vero che quest'anno è uscito un gioco che si chiama Fate Remnant, che ovviamente se mi state chiedendo ok, ma dove lo collegheresti Fate Remnant? Le Fate Remnant nella mia mappa concettuale Nasuverse è collocato sopra, non sopra perché sopra nel senso una linea temporale diversa, lo so, è molto pragmatica come fatto, però insomma il tempo è distorto, citazione, lo è pure nel Nasuverse il tempo è distorto, figuratevi quanto è distorto il tempo del Nasuverse. Però è anche vero che questa è un'opera, questo Fate Remnant, fatta proprio per chi non conosce la lore del Nasuverse. E quindi andare a Fate Remnant e poi tornare magari a Fate Zero e seguire la route normale. Tanto perché lo vorrei giocare tantissimo Fate Remnant, vorrei veramente. Potete immaginare quando il gioco del vostro progetto, capite, no, potete giocare con un computer, capisci? E ovviamente si sbloccherà appena uscirà il finale parte 1 con questo personaggio assurdo che sa tutto del Nasuverse, ovviamente, io sarò il suo adepto per qualche motivo. E chissà che succederà. Potrei raccontare a qualcuno il più immenso amore per il naso e magari, non so, convertire qualcuno di voi alla lore del naso, per favore, farvi interessare a qualche videogioco,
anche a che fare con Nazzolo, insomma, sarà divertente. E vorrei concludere l'argomento con questa frase veramente stupida, però quando mi capitava di parlare con Nazzolo, anche con il mio collega all'inizio, che giustamente lui conosceva Nazzolo per una cosa sola, cioè la gnagna, perché parliamoci chiaro, Nazzolo è strapieno di gnagna. Comunque la battuta che di solito faccio quando nomino Nazzolo a qualcuno e mi rispondo la gnagna, voi ci avete vita, cioè io ho la mia artoriuccia bella. E concludiamo questo video veramente lungo, che speravo di fare più sintetico, ma ovviamente, come si è notato, mi piace parlare, e a me piace parlare più di loro, con la parte riguardante i social, perché anche i social ovviamente avranno un piccolo upgrade. Io parto come creatore di contenuti su YouTube, quindi mi troverete sempre su YouTube a fare video, questo perché YouTube è il primo amore, non si scorda mai, ho sempre voluto fare video su YouTube, sono appena arrivato, fatemi godere un po' questo YouTube incredibile. Però ovviamente mi trovate anche su Instagram, tutti i link sono in descrizione, iscrivetevi, perché su Instagram metto le foto, metto aggiornamenti, faccio le stories belle, quindi per aggiornamenti seguitemi su Instagram. Poi ovviamente oltre Instagram mi trovate su TikTok, cercherò di pubblicare prima su TikTok e poi magari sugli altri social, quindi vi do un vantaggio. Però sì, TikTok cercherò di usarlo, ovviamente delle idee stravaganti, anche loro ce l'hanno. Poi sempre in descrizione trovate il mio profilo Steam e sempre in descrizione trovate la pagina Ko-fi, è una piattaforma che permette di fare delle piccole donazioni a uno streamer, a un content creator o a qualcuno sul web che volete aiutare. Ho aperto questa paginetta relativamente da poco, l'aggiornerò piano piano, cercherò di postare anche tutti i link per Ko-fi. Ovviamente non siete costretti a fare assolutamente nessuna donazione, l'ho aperto, volete offrirmi un caffè, credo che non ho disperatamente bisogno di caffè, visto che dormo 4 ore a notte davanti all'ufficio e sono tornato ad essere il caffenomene che era una volta, e tra l'altro non dovrei farlo perché sto a dieta. Però se vi volete offrire un caffettino online, link in descrizione, ci saranno foto inedite su Ko-fi e ovviamente dei piccoli reward. Lo so, non sono a cose assurde come magari fanno altri miei colleghi, però è anche l'inizio e secondo me sono una cosa simpatica per chi vuole sostenere il canale. Ogni donazione sarà un contributo al canale, infatti già su Ko-fi potete vedere il mio primo goal, che è un hard disk esterno, perché tutti i miei hard disk precedenti mi hanno corrotto i video, non ho idea di quanti video ho dovuto rigirare lo scorso anno, oppure clip perse perché avevo hard disk vecchi. Quando vedete questo video su YouTube avrò già pubblicato su Ko-fi questa stessa listina delle reward, così almeno ce l'avete scritta voi. Ce l'abbiamo fatta, è stato pazzesco, voi non avete idea delle ore, io ho un orologio, non ho idea di quante ore ho messo per fare il video, siamo solo in 3 ore e mezza, spero di riuscire a editarlo tutto e farlo massimo intorno a 15 minuti, anche se è veramente tanto, però che vogliamo fare. Che il godo sia con voi, grazie a chiunque parteciperà al futuro di questo canale, o chi anche solo interessato che lo guarderà da lontano e poi un giorno entrerà magari in questo fiume di godo di questo canale. Vi salutano tutti loro che da quando hanno fatto il video di te sono ubriachi, anche se avete visto questo schermo, mi è andata bene. E noi ci vediamo prossimamente. Eccola il video.